24 ore dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la nostra penisola, si fa la conta dei danni. Problemi in diverse località e 8 morti nella nostra nazione. Per fortuna nel comprensorio del Cilento, di Ano e Alburni non si sono stati registrati problemi per le persone, ma danni a cose dovuti principalmente al forte vento. Allora vediamo in sintesi quello che è accaduto. A Capaccio un grosso albero si è abbattuto su via Linora, la strada che collega la città dei templi con Agropoli. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno, si è evitata quindi una tragedia. Si tratta di un pino che è stato poi rimosso dopo alcune ore, intanto la strada è rimasta chiusa. Alberi sulle auto a Pestum e a Gromola, e in questo caso notevoli i danni alle vetture, ma per fortuna non c'è stato nessun problema per i loro proprietari. Scendendo più a sud ad Agropoli, due pali della pubblica illuminazione sono stati abbattuti in località Moio e sono rimasti penzolanti sull'arteria. È stato necessario l'intervento dei tecnici per evitare ulteriori pericoli. Un albero è caduto anche sulla via del mare tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate, bloccando la circolazione per alcune ore. Alcune persone residenti in zona, alcuni automobilisti si sono poi prodigati per rimuoverlo. Problemi anche a San Marco di Castellabate, dove un lampione è caduto nei pressi dell'istituto Vico De Vivo. Infatti oggi la scuola è rimasta chiusa, gli studenti hanno dovuto svolgere le lezioni presso il plesso scolastico di Agropoli. Per quanto riguarda le scuole, chiuse anche quelle di Capaccio, scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Problemi anche a Centola e Camerota. A Centola è rimasta chiusa per alcune ore la SP17B tra Foria e San Severino di Centola, anche in questo caso per un albero abbattuto dal forte vento, necessario l'intervento in questo caso dei vigili del fuoco, e problemi tra Camerota Capoluogo e Marina di Camerota, sempre per un albero abbattuto. Forte vento quindi in tutta la fascia costiera, insegne e rami spezzati. Per fortuna in altre località i problemi sono stati minori. Si è rischiata invece la tragedia ad Auletta per un albero caduto proprio nel cortile della scuola media, appena 30 minuti prima che uscissero gli studenti da scuola. A San Pietro Altanagro e Caggiano invece sono stati abbattuti due pali della pubblica illuminazione. A Sala Considine, infine, i problemi sono stati determinati principalmente dall'acqua che ha allagato in mattinata alcuni scantinati e creato problemi agli operai che si occupano della raccolta dei rifiuti. C'è un allarme anche per quanto riguarda l'agricoltura, infatti Coldiretti parla di ingenti danni alle coltivazioni, soprattutto tra Serre e Capaccio Pestum, con diverse coltivazioni quindi che rischiano di essere rimaste danneggiate dall'acqua e dal vento, con alcune serre che sono state anche scoperchiate e quindi ora gli agricoltori sono costretti a correre ai ripari, ma hanno subito comunque notevoli danni.